Questione 29 e l'argomento della questione 29, come abbiamo detto alla fine della 28, è l'odio. Abbiamo detto alla fine della 28, anche l'odio è causato dall'amore, come vedremo subito. Pare una contraddizione, ma non è così. Se io amo un oggetto, un animale, una persona, insomma un ente, e lo amo con tutto il cuore, abbiamo visto come eh, può eh, esprimersi l'amore eh, nelle sue varie forme, eh, se c'è qualcosa che impedisce il mio amore, è evidente che eh, all'amore per l'oggetto, per l'ente amato, si contrappone l'odio, per l'ente che in qualche modo cerca di impedire questo amore. Quindi, sembra strano, ma è proprio eh, dall'amore per un ente che può nascere l'odio per un altro. Vediamo un po'. Il videto naturalmente eh, cerca di eh, sostenere la tesi opposta, sembra che il male non sia la causa e l'oggetto dell'odio, invece per Tommaso il male è la causa e l'oggetto dell'odio. Come mai? Ma ogni ente, ma facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Partiamo prima da se E vediamo così il pensiero di Tommaso, poi sarà più semplice rispondere alle obiezioni. L'odio è il contrario dell'amore. Ma oggetto dell'amore è il bene. Almeno il bene che sembra a noi essere bene dunque oggetto dell'odio è il male oggetto oggetto attenzione almeno quel male che io ritengo male per me nell'appetito animale e in quello intellettivo l'amore è una Consonanza dell'appetito per l'oggetto conosciuto come cosa conveniente. È importante. Eh? Io ritengo che questo oggetto sia una cosa conveniente a me e dunque lo amo. Poi sarà l'amore di concupiscenza, l'amore eh, di amicizia, cioè, insomma, eh, e l'odio è una dissonanza dell'appetito per l'oggetto appreso come cosa contraria e nociva. Ora, come ogni cosa conveniente ha in quanto tale ragione di bene, così ogni cosa contraria in quanto tale ha ragione di male. Quindi noi abbiamo da una parte un rapporto di consonanza con un oggetto che ci appare cosa buona per noi. Dall'altra parte abbiamo una dissonanza eh, con ciò che non si presenta come qualcosa di buono per noi. Quindi ecco che noi ameremo la consonanza eh, e odieremo la dissonanza. Eh, L'oggetto della consonanza è eh, il bene, la dissonanza eh, o come oggetto è il male. Sia ben chiaro, qui non è ancora specificato. Male e bene per noi potremmo anche confonderci e eh, non sufficientemente eh, valutare le cose che ci stanno attorno e scambiare il bene per il male. Comunque, male per noi. Obiezioni. O niente in quanto ente un bene. Se dunque oggetto dell'odio fosse il male. Non sarebbe oggetto dell'odio nessuna cosa, perché o niente abbiamo detto è bene, ma soltanto la mancanza di essa, il che è falso in maniera evidente, perché dovremmo amare il nulla. Ma, specifica Tommaso, l'ente come tale non ha ragione di cosa contraria, ma piuttosto di cosa conveniente. Cioè l'ente, visto in una prospettiva assoluta, non è male ma per me questo ente può essere conveniente o sconveniente, può essere consonante o dissonante. Ecco perché un ente può essere odioso nel momento in cui è dissonante, anche se di per sé è una cosa buona. Poi eh, approfondirà ancora maggiormente questo pensiero, ma io eh, direi, lo prevengo con un esempio. Se un frutto alimentare, mangiareccio, eh, per me è cosa che mi dà forza e vigoria, per un altro invece eh, porta eh, a dover patire eh, delle allergie o, o dei rifiuti per il proprio organismo. È chiaro che lo stesso frutto che in sé è bene, perché ogni niente per il fatto stesso che è essere è bene, per me rimane ugualmente bene, per l'altro è male. Quindi il male e il bene, l'oggetto eh, come tale, lo si definisce in rapporto della consonanza o della dissonanza che ha vera o apparente con il soggetto e che quindi dalla dissonanza può far scaturire l'odio. 2. Odiare il male è una cosa lodevole. Difatti, in lode di alcuni, la scrittura dice, gerosamente erano osservate le leggi a causa della pietà del pontefice onia e dell'odio che tutti avevano per il male. Se dunque non si odiasse che il male, ogni odio sarebbe lodevole, il che è evidente falso, evidentemente falso perché molto spesso noi odiamo anche il bene. Ma la risposta eh, ed è quella che ho anticipato io prima, allo stesso modo si può prendere una cosa come buona senza che essa lo sia veramente. Così si può apprendere come cattiva senza che essa veramente lo sia. Perciò può capitare che non sia buono né l'odio del male né l'amore del bene. Possiamo prendere degli abbagli, no? Per cui L'osservazione che abbiamo letto prima, se dunque non si odiasse che il male, ogni odio sarebbe lodevole, eh? è, è errato perché molto spesso noi vediamo il bene e eh, consideriamo quel bene male per noi, anche se non lo è, vedremo anche per quale ragione. Alla terza obiezione, la stessa cosa non può essere insieme buona e cattiva. Ora la stessa cosa è amabile per gli uni e odiosa per gli altri, dunque l'odio non ha per oggetto il male soltanto, ma anche il bene. Non stiamo parlando di un male assoluto, di un bene assoluto, stiamo parlando di un oggetto che è conveniente o non è conveniente con noi. Quindi la convenienza porta l'oggetto ad essere un male per noi e ciò che invece eh, è conveniente porta ad essere un bene per noi. E quindi possiamo passare all'articolo 2. E sembra proprio che l'amore non possa causare l'odio. Come Aristotele insegna, le cose che si distinguono per contrapposizione, contrapposizione sono per natura simultanee. Dunque per natura sono simultanei odio e amore. Perciò l'amore non è causa dell'odio se sono simultanei. Vediamo le distinzioni che propone Tommaso. Tra le cose che si distinguono, attenzione che stiamo parlando di distinzione, eh, per contrapposizione, alcune sono simultanee, quelle a eh, cui faceva riferimento appunto Aristotele, secondo l'ordine reale e secondo l'ordine della ragione. Ad esempio il bianco non è nero il bianco esiste in contrapposizione al nero, due eh, colori in contrapposizione, eh, due colori nella realtà simultanei e nella ragione simultanea. Però non è questo il rapporto che noi dobbiamo considerare in riferimento all'amore che genera il male, l'odio. Alcune invece Contrapposizioni sono simultanee in ordine di ragione, ma non nella realtà. Una è prima dell'altra ed è causa di essa. Vediamo il numero 3 e il numero 4, non possono essere simultanee. Se ho tre caramelle, non ne ho 4. però se io aggiungo una caramella alle tre caramelle, passo a 4 caramelle, quindi, eh, in, nella realtà, prima c'è l'uno: il 3. E poi abbiamo il 4 e il 3, con l'aggiunta di 1 è causa del 4. Quindi non sono simultanee in una prospettiva di ordine reale, ma il 3 e il 4 in una prospettiva di ordine di ragione sono simultanee, perché noi conosciamo il 3, razionalmente conosciamo il 4, e sappiamo che sono contrapposti e si distinguono uno dall'altro. Poi abbiamo eh, un'altra distinzione eh, su cui però non vorrei fermarmi più di tanto. Altre finalmente di queste eh, contrapposizioni non sono simultanee né in ordine reale né in ordine di ragione, come la sostanza e l'accidente. Ma lo leggiamo per dovere, ma non ci fermiamo più di tanto. Ora. Amore e odio sono per natura simultanei in ordine di ragione, perché razionalmente sappiamo che l'amore si oppone all'odio come passione, ma non in ordine reale. Perché? Ma perché? Prima c'è l'amore. L'amore per qualche cosa che ci porta poi all'odio di qualche cos'altro che potrebbe impedire la prima passione. Quindi non possiamo restringere eh, la distinzione e la contrapposizione di due enti solamente nella prospettiva eh, che ci propone Aristotele. Tra i contrari uno non è causa dell'altro. Ora, amore e odio sono contrari, dunque l'amore non è causa dell'odio. Amore e odio sono contrari in rapporto al medesimo oggetto, ma in rapporto a oggetti contrari non sono contrari. Se io amo A, sarebbe contrario se io allo stesso tempo odiassi A. Ma io amo A perché ho inteso che A è un, è un oggetto, è un ente conveniente al mio bene, o a quello che io reputo mio bene e quindi allo stesso tempo odierò B che può in qualche modo impedire ciò che io ritengo bene per me. Vediamo come ultimo il set contra, Sant'Agostino insegna che tutte le affezioni sono prodotte dall'amore. Abbiamo visto in quella tabella, no? L'amore, poi l'odio e poi il desiderio. Vi ricordate la fuga, poi tutte le altre... però già allora avevamo detto, eh, dall'amore parte tutto, partono tutte le altre passioni. E sono quelle che si distinguono però dall'amore, abbiamo già dimostrato. No? Qui, eh, nello specifico, eh, Tommaso eh, ci vuole mettere in evidenza che... Eh, ricordiamoci sempre di fare molto attenzione a questa parola amore, perché... La parola amore, specialmente oggi, ha mille significati. Con amore, ricordiamoci nella prospettiva aristotelico-tomista, è questa una passione che ci porta a cercare un ente che noi riteniamo bene per noi. Quindi non possiamo qui parlare di amore. Eh, o restringere questo termine al rapporto sessuale oppure restringere questo amore a quello che viene predicato per lo più eh, come amore evangelico. Eh, eh, questo amore ha un altro senso, ha eh, quel senso che abbiamo già spiegato più volte. L'amore consiste in una certa affinità o convenienza tra chi ama e l'oggetto amato. L'odio invece è piuttosto una ripugnanza o dissonanza. Perciò è necessario che l'amore sia prima dell'odio, come posso odiare se prima non amo qualcosa. No? Prima devo desiderare un bene, per poi eh, capita che scaturisca da questo amore, l'abbiamo detto, questa passione di odio contro ciò che può ostacolare questo bene. E che niente sia oggetto di odio se non perché è contrario al bene amato. Quindi abbiamo chiarito, penso, è abbastanza semplice anche a questo argomento, appunto che possiamo passare al terzo articolo. Sembra che l'odio possa essere più forte dell'amore, non è possibile. Non è possibile per un semplice fatto che poi viene esplicitamente eh, asserito da Tommaso, l'effetto non può essere più forte della causa. Se abbiamo detto che l'odio... È l'effetto dell'amore, eh? non può l'effetto essere più forte della causa. Comunque, vediamo le obiezioni. Io qui non ho eh, preso in esame le tre risposte, e anche la seconda obiezione non l'ho tenuta in considerazione, anche perché sostanzialmente eh, abbiamo una obiezione che si ripete in termini differenti, secondo me. Afferma Sant'Agostino. Non c'è nessuno che non sia più disposto a fuggire il dolore che a bramare il piacere. Io su questo non sono molto d'accordo. Secondo me a volte il piacere, nella consapevolezza di piacere, può eh, addirittura farci dimenticare un dolore che lo accompagna. Tuttavia, se teniamo buona questa affermazione di Agostino, che Tommaso non vuole contestare, sembra proprio che l'odio è più forte dell'amore. Cioè odiare, secondo le parole di Agostino, un ipotetico dolore è più forte che bravare un ipotetico piacere. L'uomo è più attento ad allontanare ciò che odia che a perseguire ciò che ama, soprattutto è la stessa osservazione. Dunque l'odio è più forte dell'amore. Vediamo il pensiero di eh, Tommaso che fa riferimento a Dionigi. Il bene, abbiamo detto, è più forte del male, poiché il male non agisce che è in forza del bene, nel senso che il male in sé nella prospettiva atomista è un nulla perciò il nulla di per sé non può agire ma agisce un bene depauperato di qualche cosa come dice Dionigi ma odio e amore differiscono secondo l'antinomia tra bene e male dunque l'amore è più forte dell'odio Vediamo la spiegazione molto semplice di Tommaso, è impossibile che l'effetto sia più forte della causa. È quello che ho sostenuto io. Se abbiamo detto che il bene, l'amore, non il bene, l'amore è più forte e causa l'odio, l'odio come effetto non può essere più forte dell'amore. Ora l'odio procede sempre causalmente dall'amore, come abbiamo visto sopra. Il recedere dal male ha come fine il conseguimento del bene. Perciò, assolutamente parlando, è più forte il moto dell'anima verso il bene che quello verso il male. Perché, sostanzialmente, quando io odio qualcosa con tutta la forza, è perché io amo ancora di più il bene che voglio conseguire. Tuttavia, in certi casi l'odio sembra più forte dell'amore per due motivi. Perché? È perché quando c'è qualcosa che è in dissonanza con noi, eh, si fa sentire con, in una prospettiva evidentemente soggettiva, si fa sentire con più forza che un bene. Facciamo di nuovo l'esempio di prima. Io mangio un frutto e questo frutto mi disseta, questo frutto è in sintonia con eh, il mio essere, il mio sistema digestivo, eccetera. Eh, io Un altro mangia lo stesso frutto e ha un'alterazione gravissima al punto eh, di finire in uno, in uno, in uno stato di, eh, di shock eh, viene definito anafilattico. No? Eh, è chiaro che eh, il bene che è in sintonia col nostro essere, eh, si percepisce come intensità. In misura apparentemente inferiore al male che può arrecarvi qualche cosa che non è in sintonia con la, mia, eh, con la mia entità, con la mia persona, con il mio organismo. Ma non perché il male sia eh, più forte del bene, penso che sia chiaro, no? Quindi è, è evidente che eh, l'odio, visto che il male viene considerato particolarmente grave, sembra. Forte del bene. Secondo, perché talora l'odio non viene paragonato con l'amore corrispondente. Se io mi metto a fare degli esempi di odio e di amore e dico: Guarda eh, con eh, che amore questo, questa persona ama eh, gli animaletti, guarda quanti canarini, quanti uccellini, eh, quante tortore, e guarda invece. Eh, con che odio, eh, quale odio prova invece un'altra persona? Eh, perché eh, eh, chi ha eh, ucciso eh, i suoi genitori è ancora in libertà. È chiaro che qui abbiamo degli oggetti completamente sproporzionati. È evidente che l'amore per degli alemenetti è inferiore all'odio. Che uno può provare eh, nei confronti di un assassino, di un fatto di sangue. Noi dobbiamo eh, porre in relazione, nella stessa relazione, eh, due passioni. Quindi, perché io odio tanto gli assassini eh, dei miei parenti? Perché il mio amore per i miei parenti era grandissimo, e eh, perciò quell'amore grandissimo genera un odio. Eh, grande ma comunque inferiore di intensità eh, nei confronti degli assassini. Quindi, attenzione quindi a non eh, porre due eh, passioni o di amore in simmetria quando gli oggetti eh, delle due passioni sono eh, lontani eh, mille miglia. Bisogna fare riferimento a oggetti che sono corrispondenti. Eh, abbiamo detto che l'amore genera l'odio, eh, quindi noi dobbiamo valutare l'oggetto dell'amore eh, ben definito e l'oggetto dell'odio eh, che vuole in qualche modo ostacolare questo amore eh, di cui abbiamo detto. Non dobbiamo eh, cogliere eh, delle passioni di odio che non hanno nulla a che fare con quella dell'amore di cui ho detto prima. Perciò possiamo andare avanti. E passare perciò all'articolo 4 ma l'odio può ricadere su se stessi ma dai fatti quotidiani sembra proprio di sì specialmente quando dobbiamo assistere o riconoscere il suicidio il desiderio di porre fine alla propria vita Vediamo di dare una risposta anche a questo dubbio. E a questo proposito, ancora più di Tommaso, eh, ci eh, viene in soccorso Schopenhauer. Sta scritto, chi ama l'iniquità odia l'anima propria. E poi ancora. La risposta ce l'abbiamo nel risponde eh, qui. Alcuni vogliono e fanno del male a se stessi, per esempio i suicidi. Dunque alcuni odiano se stessi. Eppure l'Apostolo Efesini 5,29 afferma: Nessuno ha odiato mai la sua carne. E allora, come spieghiamo che odi se stesso, che ama l'iniquità, ma in modo particolare. Che non odia se stesso il suicida, propriamente parlando è impossibile che uno odi se stesso. Tuttavia può capitare che uno odi se stesso indirettamente questo in questi due modi. Beh, pensate per un momento a uno che sa chiaramente che deve eh, in qualche modo astenersi da determinati cibi e continua a mangiarli eh, determinando poi eh, degli effetti che possono essere devastanti. E tu stai odiando te stesso. Quante volte voi ne vogliate di dire? Cioè, ti ho detto di non mangiare queste cose, ti ho detto di non fumare, ti ho detto di non drogarti, ma ti stai odiando te stesso. E come può capitare? può capitare che l'oggetto voluto sotto un certo aspetto di bene assolutamente parlandosi un male la droga che purtroppo gira nelle nostre vie nelle nostre città assolutamente parlando è un male per i nostri giovani eppure c'è chi lo percepisce come un bene in modo indiretto così indirettamente vuole a se stesso un male cioè si odia sostanzialmente ma non perché questo odio è diretto, ma perché ricerca qualche cosa che eh, non può che essere per sé dannoso. Ma c'è invece chi può anche direttamente odiarsi, quando mette al primo posto eh, l'aspetto sensitivo, come se fosse semplicemente un animale, e dimentica. Il dolo più grande che ha l'essere umano, che è la ragione. In questo modo l'uomo odia se stesso, odia la propria natura, perché evidentemente gli fa comodo. Vediamo un po', anche su questo argomento eh, approfondiremo il pensiero in un secondo momento. È chiaro: che l'uomo è soprattutto la sua anima spirituale, l'intelletto, ma ci sono alcuni quali apprezzano se stessi principalmente come esseri materiali e sensitivi. Quindi il senso, il piacere dei sensi che viene anteposto a che cosa? Al bene dello spirito. Perciò amano se stessi secondo questo concetto, nella prospettiva dei sensi come gli animali, e odiano quello che sono realmente, volendo cose contrarie alla ragione. Ecco perciò che chi ama l'iniquità, l'iniquità è contraria alla ragione, perché la ragione abbiamo detto, e abbiamo visto più spesso, eh, più, più volte che la ragione è ordinata al bene e questo ordine viene direttamente da Dio. Perciò eh, chi eh, ama l'iniquità va contro l'ordine intellettivo che è stampato nel suo cuore, va anche contro l'ordine voluto da Dio. Quindi non solo odia la propria anima, ma anche se stesso. Eh, perché eh, togliere <ride> all'essere umano la capacità intellettiva e razionale e togliere eh, ciò che ha eh, di più grande e eh, seguire semplicemente i sensi, o peggio ancora, eh, perché i sensi eh, vengono seguiti anche dagli animali, ma gli animali li seguono in un ordine di natura. L'uomo invece asservisce ai sensi la ragione e quindi utilizza la ragione per in qualche modo soddisfare i sensi. Mette al primo posto i sensi e la ragione diventa strumento del, del piacere sensibile. Questo vuol dire sovvertire l'ordine naturale, sovvertire ciò che in se stesso c'è di meglio eh, per mettere al primo posto ciò che invece è un aspetto secondario. In questo modo odia se stesso. Il in riferimento invece ai suicidi, che considerano come bene la morte, Beh, c'è chi può in qualche modo trovarsi in queste condizioni in quanto eh, la morte diventa il termine eh, di uno stato di miseria, di dolore e di sofferenza. Pensate agli ammalati terminali, pensate a coloro che sono vissuti nell'eterna povertà, la disperazione, la solitudine. Ne abbiamo già parlato in altre eh, riflessioni. Sono delle cose terribili, però in realtà eh, se noi... Questo è un pensiero che aggiungo io e lo sto mutuando da Schopenhauer. Chi eh, ama, eh, chi vuole il suicidio o vuole porre termine a un dolore eh, troppo grande. E nella prospettiva di Tommaso, allora eh, difficilmente si trovavano gli atei, quindi cerca in qualche modo in una vita ultraterrena, finalmente un respiro di sollievo. Ma, nella prospettiva filosofica di Schopenhauer, eh, il desiderio di morire non è eh, un desiderio di annullamento. Vi ricordate la voluntas di Schopenhauer che si oppone alla voluntas? Eh, ma è eh, la volontà di vivere in altro modo, cioè vivere in un modo migliore per eh, in qualche modo superare tutto ciò che ci può essere di dolore. Quindi è pur sempre un atto di amore in una vita alternativa. E arriviamo all'articolo 5. Ma la verità si può odiare? Guardate che dei sei articoli, per me eh, l'articolo 5 è il più importante. E eh, valuteremo... Proprio l'importanza di questo articolo che darà il nome alla questione 29. Come si fa a odiare la verità? Eppure la verità si odia eh? anche oggi e si cerca di far odiare la verità eh, producendo delle apparenze. È tutta un'apparenza oggi, perché non si vuole conoscere la verità. C'è una bella eh, favola no? dove si eh, sono presentate due, eh, due donne, una vestita di stracci e l'altra eh, adornata di gioielli e eh, di bellezze mai viste. Una è la favola, l'altra è la verità. Molto spesso gli uomini non vogliono sentire la verità perché dà fastidio. E allora si rivoltano con una odiosità bestiale, come dei cani arrabbiati. Vediamo. Bene, mettiamoli in crassetto, bene, ente e vero, in concreto si equivalgono. Ogni ente è bene e anche vero. Verità. Nessuno può odiare la bontà, quindi se la bontà e la verità si equivalgono, come faccio a odiare la verità? Questa è l'obiezione. Poi in pratica non è così, evidentemente. Come Aristotele insegna, tutti gli uomini per natura desiderano il sapere. Ora, non vi è scienza che dà la verità. Dunque, la verità è per natura desiderata e amata. Come si fa a odiare la verità? Eppure. Paolo, rivolgendosi ai Galati, sostiene, sono io diventato vostro nemico dicendovi la verità. Ah, la verità è terribile. E purtroppo io non sono stato mai gradito, perché non sono mai stato disposto, specialmente negli ultimi trent'anni di vita, a dire di sì di fronte a delle aberrazioni. Particolarmente nella scuola, quando tutto ancora oggi viene portato avanti esclusivamente per dei formalismi esteriori ma non per il bene degli alunni, come si fa a dire: sì, va bene, è vero quello che tu dici? No, tu quello che stai dicendo è falso. E eh, non peraltro ho scritto la scuola dei dirigenti scolastici, è la scuola della morte, è la scuola dove vengono meno non soltanto l'istruzione, ma anche l'educazione. Ma tutto questo si estende anche alla predicazione di certi sacerdoti nella nostra Chiesa, dove si nasconde la verità della parola di Dio, perché non fa piacere e si teme una reazione da parte eh, della gente, del popolo, dei fedeli. Vediamo un po'. Il bene, il vero, l'ente, nella realtà si identificano, ma differiscono nelle ragioni. Infatti il bene soltanto, non il vero lente, ha ragione di cosa petibile e suscita, abbiamo visto, l'amore in quel circolo, no? Bene, suscita l'amore, l'amore il desiderio, il desiderio il possesso, eccetera. A differenza dell'ente del vero. Anche l'ente e il vero non possono essere in generale oggetto di odio se si ha un po' di eh, coerenza ma oggi c'era coerenza? Non c'è mai stata, ma oggi purtroppo l'incoerenza è diventata la grande menzogna di Stato, la grande menzogna dell'Occidente. Ma nei casi particolari niente impedisce che un dato ente o una data verità, come contrari e contrastanti, siano oggetto di odio. Vediamo quali possono essere i tre modi attraverso cui un soggetto, una persona, Può odiare anche la verità. Primo, in quanto una verità si trova causalmente e originariamente nelle cose stesse. L'uomo può talora odiare codesta verità perché non vorrebbe che fosse vero quel che è vero. E qui eh, potrebbe anche passare la cosa. Una, un figlio, un marito, una moglie eh, che viene informata eh, della morte del coniuge. O del figlio dei genitori, tanto è il dolore che odia, odia la verità che gli viene portata. E questo secondo me potrebbe ancora essere, eh, potrebbe passare ancora, no? Anche perché a un certo punto, oppure quando uno, eh, voi capite, crede eh, una persona, un amico, e poi si rende conto che l'amico l'ha tra, tradito eh, in modo plateale, non vorrebbe conoscere questa verità. La odia. Ma nel secondo e terzo caso eh, diciamo che ci sono delle gravi responsabilità da parte del soggetto. Ed è quello che mi interessa di più il secondo. In quanto una verità, attenzione, eh, trovandosi nella conoscenza dell'uomo stesso, gli impedisce di perseguire ciò che ama. È l'etica utilitaristica. Dove il soggetto dice, oh, L'etica non ha nulla di assoluto. Io la cambio secondo le necessità, secondo l'utilità. E rinnega se stesso. E questo della storia è avvenuto mille volte. È avvenuto mille volte, specialmente nel cuore dei potenti eh, e che hanno giustificato anche se erano popoli che si definivano cristiani, l'ho detto tante volte: lo schiavismo, lo sfruttamento degli operai, dei bambini, delle donne. Eh, eh, di chi è più povero, eh, ecco, quindi questa verità si trova in noi, non la si vuole riconoscere e quindi si dice tutto falso. Il caso di coloro che vorrebbero non conoscere la verità della fede per peccare liberamente, ma perché oggi si contesta la Bibbia poi contesta, cosa ci sia di testa? Non ho ancora ben capito, perché tutte queste contestazioni sanno di nulla, sanno di gente che non ha mai letto la Bibbia. O è ignorante o lo vuole essere, perché basta fare un'analisi un po' attenta, eh, ne abbiamo già fatte, le abbiamo già percorse queste strade, poi non ho voluto più perdere tempo dietro all'asileria conclamata e si vede che le interpretazioni non stanno in piedi. perciò io voglio contestare la parola di Dio, non è parola di Dio, è eh, tutto passato, eravamo nel Medioevo. Io penso che se con Medioevo intendiamo qualcosa di negativo, mai il Medioevo è stato come oggi la, 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 la vita quotidiana, qualcosa di vergognoso, indecente, non c'è nulla di democrazia, non c'è nulla di repubblica, non c'è nulla di, in modo particolare per quel che riguarda l'Italia, di repubblica fondata sul lavoro. No, viene celebrato qualcosa che è ben altro. Allora io non voglio riconoscere questa verità, perché se la riconosco, mi dovrei comportare di conseguenza secondo la legge divina, secondo quella legge che è stata stampata nel nostro cuore ed è stata chiarita con la buona novella. Allora devo dire: è tutta mitologia? Oppure non è storia? I Vangeli sono stati tutti inventati, ci sono i Vangeli proibiti. Tutte queste balle che non stanno assolutamente, ad analisi corretta, eh, in piedi perché dovremmo considerare tutti questi teologi, tutti questi padri della Chiesa che sono vissuti tutta la vita, non a raccontare storie alla televisione per ottenere la, uh, la notorietà, ma per uh, scrutare la volontà uh, del Signore, tutti dei poveri stupidi. E la parola della Scrittura, anche qui ci illumina, eh? noi... Non vogliamo la scienza delle tue vie. Per far cosa? Per poter fare quel che vogliamo. Per poter essere giustificati. E per non volere la scienza di Dio, cosa faccio? Cerco di togliere di mezzo Dio. Come faccio a togliere di mezzo Dio? Dimostro che la parola di Dio, quella che è sempre considerata tale, è una menzogna. Non dico di più. Terzo. Si può odiare una verità particolare come contraria in quanto si trova nell'intelletto di un altro. Accenna a questo Sant'Agostino, ricordando che gli uomini, guardate, Sant'Agostino ha delle intuizioni che sono di una profondità che è incredibile. Alcuni uomini amano la verità quando rischiara, ma odiano la verità quando rimprovera. Non ci piace essere rimproverati, ci dà fastidio. E allora non vogliamo riconoscere quella verità che ci è sposta da qualcuno e che dovrebbe essere un dovere nella vita cristiana, perché ci dovremmo correggere a vicenda, non con l'insulto, non con l'ironia, non con quell'atteggiamento di superiorità, ma con tanto amore. No? Quindi eh, è un dovere del fratello richiamare con rimprovero il fratello che erra, però molto spesso chi erra non vuole riconoscere la verità, perché ama la verità, no? Eh, pensate per un momento, anche qui sono momenti detti e ripetuti più volte, ma mi consola che Tommaso sia sulla mia stessa linea, eh, o meglio che io sia sulla stessa linea di Tommaso. Eh, quante volte noi ci troviamo a insistere no? una, su una verità che è plateale? Eh, questa generazione ormai è corrotta, questa generazione ha bisogno di un'alternativa, ci deve essere una guida, ci deve... però nel momento che qualcuno cerca di proporre delle leggi, non di censura, ma delle leggi di verità e di guida, allora ci si ribella. Per cui si capisce che quella verità è una verità illuminante, ma quando questa verità... Può rivolgersi anche a noi per rimproverarci e richiamarci, non la vogliamo più. E questo, da un punto di vista non cristiano, eh? anche da un punto di vista sociale. Questa eh, la prima. La seconda è tutta in una prospettiva eh, di fede. Perché tutti dicono: Ma tu parli, una prospettiva di fede, io non ho fede, quindi anche qui è una scusa. È una scusa. Ma eh, la prima osservazione, è la terza, non ha nulla a che vedere con la fede. Uh, è, è una prospettiva puramente sociale, puramente umana. Andiamo all'ultimo articolo che è il numero 6. Diciamo che a conclusione di questo <coughs> percorso chiariamo anche a questo concetto che direi eh, abbastanza semplice. Eh, sembra che non si possa odiare una cosa nella sua universalità. Anche Tommaso è d'accordo, però pone una eh, eccezione. Infatti, l'odio, l'abbiamo visto come l'amore, è una passione dell'appetito sensitivo <coughs> derivato dalla conoscenza dei sensi. Per cui, io posso amare una cosa, odiare una cosa, in una prospettiva individuale, non in modo universale. Posso amare Luigi, Mario, Maria, ma l'appetito sensitivo non si rivolge all'uomo universale, alla donna intesa in senso universale, perché i sensi non possono conoscere l'universale, dunque, non si può odiare una cosa nella sua universalità. E, il filosofo scrive che l'ira, in modo particolare, si rivolge sempre ai singolari. Comunque, l'ira è qualcosa del, eh, dell'irascibile che si scaglia direttamente contro un ente che impedisce il bene contro una situazione che ha determinato tristezza e sofferenza. L'odio, invece, può anche investire il genere, quindi l'universale, vediamo in che modo. Qui fa un esempio: infatti, tutti odiano il ladro, il calunniatore, però non basta eh, questo chiarimento, <coughs> è necessario fare dei distinguo. Si può parlare, dice Tommaso, dell'universale in due maniere. Primo, insistendo sulla stessa intenzione di universalità. L'uomo, l'uomo, ladro, con un accidente ben preciso, no? Secondo, considerando la natura a cui tale intenzione è attribuita. Io posso odiare il ladro, come persona, come un uomo o una donna che si appropriano delle cose altrui eh, in una esperienza eh, strettamente sensitiva e razionale. Perciò se prendiamo l'universale nella prima maniera, allora nessuna potenza della parte sensitiva né conoscitiva né appetitiva può raggiungerlo. Perché? le potenze sensitive, conoscitive e appetitive non raggiungono l'universale. Tuttavia, prendendo l'universale nella seconda maniera, una potenza sensitiva di percezione può avere una predisposizione universale verso un oggetto. Il topo, proprio perché siamo in una predisposizione conoscitiva e sensitiva che appartiene anche agli animali, odia il gatto e il gatto odia il cane. <coughs> Noi possiamo odiare l'influenza no? che ci porta a una malattia e qui dice, perciò la pecora odi il lupo in generale. È un odio, è una versione che può essere provata anche dagli esseri animali proprio perché abbiamo a che fare con la parte sensitiva, conoscitiva e appetitiva. L'ira invece è sempre causata da qualcosa di particolare, l'abbiamo già detto prima. L'ira si rivolge sempre ai singolari, sempre, perché in una situazione particolare di tristezza, di mancanza, di dolore, di sofferenza, perché l'amore non è riuscito a conseguire il bene, ecco che insorge l'ira per combattere quella particolare situazione, ben definita. Invece dice e eh, sostiene Aristotele: l'odio può investire anche la cosa del suo genere. Ma in che modo? Però l'odio esistente nella parte intellettiva? Nell'uno e nell'altro modo, può raggiungere l'universale. Poiché dipende dalla conoscenza universale dell'intelletto. L'intelletto può odiare anche l'universale. Mm -hmm. Io posso odiare anche eh, in una prospettiva intellettiva il peccato, posso eh, odiare lo spirito malvagio. Ecco, inteso proprio come una forma, un'essenza che fa eh, eh, indubbiamente e determina indubbiamente in me qualcosa di strettamente negativo e che noi dunque in sintonia col mio et, col mio ente, col mio essere. E con questo abbiamo concluso.